stanno seguendo in diretta sulla web TV della Camera, che poi vedranno il filmato in replica sui nostri canali, ricordo su YouTube, su Facebook, potete trovare tutti i video dei vari incontri promossi dal Machiavelli. Come è ormai diventata prassi e tradizione, a ogni nuova giunta al nostro consiglio scientifico abbiamo un appuntamento qui con una breve prelusione sul tema di interesse politico, sempre accompagnato anche appunto da una presenza politica. In questo caso, come già sapete, il professor Tommasetti, rettore dell'Università di Salerno, nuovo consigliere scientifico di Machiavelli, che ringrazio per essersi unito a questa squadra che ha tra gli altri suoi membri anche il professor Gervasoni, che è qui con noi in prima fila. Ringrazio ovviamente anche l'onorevole Giorgio Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, Istruzione e Scienza, per essere qui con noi. Do subito la parola al professore Tommasetti, che ci parlerà della sua visione dell'università. Deve parlare prima, no? No, non lo so adesso, insomma, Ok. purtroppo abbiamo poco, però prego, insomma, ci mancherebbe. Come per noi è uguale, come se si ha fretta. Purtroppo è capitato, insomma, questo convegno che abbiamo le votazioni in aula, Assolutamente, sì, ma quindi purtroppo, ecco, anche ieri mi è capitata una stessa conferenza stampa, che abbiamo sempre le votazioni in aula, quindi abbiamo un po' i tempi contingentati, quindi non so, ecco, posso... invertiamo volentieri la Invertiamo scaletta. l'ordine? Sì, No, sì, mi sì. dispiace solamente che poi dopo magari non riesco a sentire il professore, ma magari avremo, insomma, altre occasioni per confrontarci E poi le successivamente. manderemo il video, così Ecco, poi. così almeno, almeno così sarò, almeno seguirò poi dopo il video. Allora, intanto vi ringrazio, ringrazio la Fondazione Machiavelli per l'invito. Io penso che sia sempre utile confrontarsi, perché il confronto di idee porta poi anche alla concretezza. Perché a volte si parla sempre di idee, però poi dopo non riusciamo a concretizzarle. Invece penso che l'obiettivo di questa fondazione sia sì raccogliere, fare questo think tank, ma poi dopo portare dei risultati. Quindi è ovvio che è utile che ci sia una correlazione tra istituzioni, mondo universitario e poi chi appunto lavora con passione come la fondazione per attuare dei risultati. Qui adesso parliamo oggi di università, è ovviamente un tema molto molto importante, perché le università sono un po' il fulcro della nostra società, della nostra crescita, della crescita proprio sia economica che sociale. Perché le università devono puntare a creare dei laureati che non siano solamente competenti, che abbiano solamente le competenze per poi essere dei buoni soggetti che operano nel mondo del lavoro, ma deve creare anche delle persone che poi siano dei buoni cittadini, che siano persone responsabili. La parola responsabile deriva dal latino responsabile, capacità di dare risposte, perché oggi stiamo andando verso un cambiamento sempre più veloce. Vediamo che anche la tecnologia cambia gli scenari economici, quindi ci sono imprese che magari prima non si pensava neanche che diventassero dei colossi di mercato, e in pochissimi anni si sono affermati, come ci sono imprese che erano stabili, che invece oggi per esempio non esistono più. Quindi l'università deve stare al passo del cambiamento, e purtroppo fatica, a mio avviso, in Italia a fare questo passo, questa visione in avanti, perché le università ovviamente hanno un'origine molto antica, non si sono mai magari occupate di stare al passo con i tempi, ma invece oggi è fondamentale. È fondamentale perché, oltre alla conoscenza, come dicevo prima, vi devono essere competenze, ma anche valori, valori etici che poi dopo creano gli uomini del futuro, perché chi comunque segue un percorso universitario deve essere preso proprio come punto di riferimento della società.
E oggi, siccome ci sono, abbiamo moltissimi atenei che purtroppo ancora non hanno capito che devono fare sistema, a mio avviso oggi forse è anche bene fare questa riflessione, perché qua parliamo sì di sviluppo, di meritocrazia, ma invece che competere nell'accezione che noi comunque oggi conosciamo, che sarebbe quella di guerreggiare, no, contro qualcuno, di più che altro di scontro, invece dobbiamo tornare al significato originario della parola competere, che deriva anche questo dal latino cum petere, chiedere insieme, quindi collaborare per fare una scelta strategica condivisa sui territori per far sì che università che sono sullo stesso territorio facciano una strategia congiunta per poi dopo dare maggiori servizi. E quindi ecco, ci vuole insomma pazienza, perché io vedo per esempio nel mio territorio, no, a volte si creano degli scontri tra i rettori eccetera, invece questa è una sfida che ad oggi comunque dobbiamo insomma far sì che si faccia rete tra gli atenei proprio per raggiungere questi obiettivi. E io per esempio ecco, volevo anche accennare al fatto che il precedente governo comunque ha dato molta visibilità al cambiamento nell'ambito universitario, perché insomma sono stati dati subito dei segnali in 14 mesi, insomma avevamo iniziato un percorso, come per esempio abbiamo aumentato le risorse del FFO, del Fondo di Finanziamento Ordinario, del ben 5% e per un valore di circa 300 milioni di euro. Quindi si è pensato proprio di supportare l'università, perché questi fondi comunque non erano stati aumentati da troppi e troppo tempo, perché se una società vuole investire sul futuro bisogna pensare all'istruzione e alla cultura, e quindi eravamo andati su questa strada. Poi si parla di merito, oggi il fondo, il FFO, questo fondo è legato, anche la sua quota è legato al merito dell'ateneo, mentre prima magari gli atenei davano tutto per scontato, perché fondi pubblici comunque arrivavano a prescindere. Invece la quota sale se quell'ateneo è virtuoso, è capace. E quindi ecco qui che comunque entriamo in un'ottica di meritocrazia che inizia anche a, no, dare quel segnale di competizione però positiva tra gli atenei. Chi è più chi è più meritevole viene premiato, come deve essere nella logica delle cose, come deve avvenire in ogni settore ovviamente della vita, a partire dall'educazione insomma dei nostri ragazzi. Noi lì per esempio ecco, si parla di educazione, di valori nell'ambito universitario che devono essere portati avanti dopo che i giovani hanno comunque già fatto un percorso dalle scuole elementari fino alle scuole superiori. Infatti noi come Lega avevamo proprio introdotto l'educazione civica, purtroppo non si è riuscito, dopo vabbè, sono sempre atteggiamenti ostili, perché l'iter amministrativo poteva essere sicuramente portato avanti e quindi oggi i nostri ragazzi potevano essere sui banchi di scuola a quella bellissima ora di educazione civica, però ormai tanto è passata come legge, quindi partiremo da settembre. E un altro provvedimento importante che noi abbiamo, che comunque siamo stati proprio protagonisti come governo, ha riguardato la ricerca, perché erano da tanti anni che non venivano aumentati i fondi alla ricerca, ma soprattutto il ministro aveva firmato un decreto per un piano straordinario per le assunzioni dei ricercatori per i ricercatori di classe B,
per circa 1.500 e passa assunzioni. Quindi anche lì finalmente si arriva a un turnover, perché anche il mondo universitario ha bisogno di giovani che hanno una nuova visione, che hanno voglia e passione di mettersi in gioco, e questo è sicuramente stato un segnale, perché poi questi ricercatori dopo 3 anni assumono il ruolo di professore associato, quindi non rimangono senza identità come in passato invece accadeva. Ecco, questi sono stati dei piccoli segnali che il governo con il ministro Bussetti ha dato di attenzione proprio alle università. Io spero che comunque possiamo continuare in questa direzione, perché ovviamente noi come Lega continueremo a tracciare il percorso verso questa direzione. A parole il ministro Fioramonti, anche lui, dice di volerlo sostenere, poi dopo bisogna vedere i fatti, perché anche lui insomma ha chiesto questi 3 miliardi al mondo dell'istruzione, poi chiedendo le sue, dicendo che se non arrivano lui poi si dimette. Quindi vediamo, magari arriva questo miracolo di questi 3 miliardi per l'istruzione, che ovviamente farebbe piacere a tutti quanti, perché ripeto, chi non investe nell'istruzione purtroppo, uno Stato che non investe nell'istruzione e nella cultura purtroppo non ha futuro. E quindi io le osservazioni che volevo condividere con voi sono queste, e sicuramente avremo modo di confrontarci successivamente anche attraverso l'onorevole Picchi, che ringrazio del contatto con la Fondazione Machiavelli, e noi siamo a disposizione. Quindi vi faccio i complimenti per l'impegno quotidiano comunque che mettete, e poi adesso magari rimango un attimo anche per ascoltare, poi purtroppo vi dobbiamo salutare proprio per questo motivo di votazione in atto. Grazie. Grazie onorevole Lattini, ci fanno il piacere di essere qui con noi anche l'onorevole Picchi, che ha appunto citato, l'onorevole Cantalamessa, non so se vogliono anche loro intervenire, dire due parole. No, ringraziare assolutamente Giorgia Lattini per l'intervento che ha fatto, per la partecipazione, e naturalmente dare un benvenuto al professor Tomassetti nel consiglio scientifico del Centro Studi Machiavelli, che continua a crescere, e insomma da quando siamo partiti più di 2 anni fa, eravamo in pochi in una stanza, insomma stiamo andando bene, per cui benvenuto, ci aspettiamo molto da tutti i membri del Consiglio Scientifico, e insomma di andare avanti e fornire materiale da idee da sottoporre al dibattito pubblico, e per aiutare, voglio dire, l'agenda politica non solo della Lega ma di tutto il lato conservatore dello spettro elettorale, e in un mondo come quello dell'università, dove se non sei omologato e se non sei di una particolare colorazione, ma questo vale per tanti altri mondi, insomma, sei sempre visto male e insomma, se non mobbizzato, insomma, te ne fanno di tutte, per cui insomma, grazie del coraggio e grazie di essere qui con noi. Grazie onorevole Picchi, quindi possiamo dare la parola al professor Tommasetti, che ci parlerà anche alla luce della sua importante esperienza da rettore dell'Università di Salerno, di quanto l'università sia importante per un'Italia che possa crescere economicamente, ma che possa crescere civilmente, a livello di meritocrazia, a livello di pluralismo di idee. Parole di chi mi ha preceduto. Sicuramente sono sopravvissuto a tutto, quindi sono pronto ad ogni sfida e ogni confronto. Io sono appunto rettore, lo sarò ancora per qualche giorno,
Ho 53 anni, a 37 anni mi sono laureato in economia, lo dico rapidamente, non la prendo lunga, però per far capire il percorso, perché è importante. A 22 anni sono laureato in economia, poi ho cominciato il percorso accademico, non subito, perché non vengo da famiglia agiata, e qui, perché poi molto nel mondo universitario sono molti luoghi comuni che dobbiamo tendere, anche soprattutto la nostra parte politica che si ispira a concretezza, vuole e pretende concretezza. Famiglia non agiata, per cui tutto si sarebbero immaginati i miei genitori che facesse carriera universitaria, che diventassi rettore, devo dire anche qualche altra cosa che poi ho fatto nel corso della mia vita. Invece l'ho fatto, perché dopo un anno che ho provato a fare altro, perché mi era stato detto cioè, è troppo complicato, non hai mezzi economici, non mi piaceva, o meglio non mi piaceva tanto quanto restare nel mondo universitario. Ho cominciato il mio percorso universitario, sono stato un uomo fortunato, io mi definisco un uomo fortunato, per cui a 37 anni, 38 anni ero arrivato al top della mia carriera accademica, che da noi è il professore ordinario di economia aziendale, una disciplina meravigliosa, e devo dire con una fortissima proiezione esterna, per cui tutti i miei colleghi professori ovviamente quando avevano il titolo che avevo conseguito io sul campo, diciamo attraverso i concorsi e attraverso la fatica, in realtà più che si dedicavano ovviamente anche a attività, per carità, remunerative e degnissime, poteva essere una proiezione verso l'esterno di tipo professionale. Io invece ho deciso, in quell'ottica di quel concetto che io apprezzo molto, che della restituzione laica, ho deciso di dedicarmi alla gestione dell'amministrazione pubblica. Ho fatto il direttore di dipartimento eletto del mio dipartimento, il consigliere di amministrazione eletto, il concetto dell'elezione è tornato più volte nella mia vita. Poi a un certo punto a 47 anni, giovanissimo, quando tutti mi sconsigliavano ovviamente i poteri forti, poi sono sempre stato un uomo forte, espressione di poteri deboli, ho deciso di candidarmi alla carica di direttore. Eravamo in sette, io ero il più giovane, non era, dice qualcuno mi diceva, proponeva accordi, non ho mai fatto accordi, sempre andato avanti senza compromessi, con grande diciamo determinazione. Mi sono candidato alla carica meravigliosa direttore. E il 1° novembre del 2013 ho cominciato questa splendida avventura. E queste parole che hanno dato un po', diciamo, che sono contenute in questo incontro, la parola della libertà, la parola del merito, hanno condotto un po' tutta la mia vita, e in particolare questa esperienza sicuramente significativa che è l'esperienza da rettore. E devo dire, voi mi avete ringraziato, diciamo, per l'adesione, io ne sono pienamente convinto, e mi fa molto piacere di poter far parte di questo comitato scientifico. Quando me ne parlarono, mi offrirono questa possibilità, io subito la colsi, e credo che ci siano spazi importanti di contributo appunto rispetto ad un mondo, quello universitario, di cui molti parlano, però non sempre si ha la piena consapevolezza, diciamo, delle cose così come accadono. Comincio l'attività da rettore praticando nei fatti, orientandomi a quel concetto di concretezza che pure è stato richiamato, la mia visione, diciamo. Io sono un aziendalista, quindi non faccio fatica a dire, anche se è faticoso, l'università è considerata quasi un eretico, già là cominciano a buttare le prime bombe contro di me, diciamo. Io, quando sento parlare di scorte, forse avrei dovuto camminare anche io, diciamo, per qualche periodo sotto scorta, per le innovazioni che abbiamo portato nella nostra università. Io ho considerato semplicemente, ho utilizzato il mio metodo, che è quello aziendale, considerando appunto l'università come tale, ma non come pensano quelli che, voglio dire, guardano a questa affermazione con disprezzo, no? Tu vuoi creare profitto, eccetera, assolutamente niente. Certamente non abbiamo quel tipo di orientamento, ma certamente la ricerca dell'efficienza dei processi critici di un'istituzione così importante come quella dell'università. Un metodo aziendale andava ricercato. Ed è stato questo un po' il filo conduttore del mio ragionamento. Allora, il merito è stata la chiave di volta decisiva. Oggi lo stanno scoprendo tutti, soprattutto a sinistra, senza parlare di merito. Io devo dire, da 6 anni fa, quando io dicevo merito, 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 la gente mi faceva i comunicati contro, diceva che vuole fare sto rettore, eccetera, eccetera. Semplicemente ho detto, io sono uno che ce l'ha fatta, sono un uomo fortunato, sono riuscito a fare la carriera più bella che esiste, quella del mondo, diciamo, la carriera accademica, perché gli altri lo devono fare? Allora, merito per me ha significato concentrarmi su quelle che sono le attività tipiche che riguardano attività universitaria, che sono la ricerca di qualità. Ho elevato, diciamo, gli standard di qualità, che ha significato anche che nelle scelte di reclutamento che abbiamo fatto noi abbiamo puntato sempre scegliendo i migliori. Io ho detto, non voglio sapere chi sono, voglio sapere che siano i migliori. E anche questo in un'università in cui spesso si parla, ovviamente, come ci sono ancora, diciamo, dei casi
deviati e che vanno combattuti anche con grande chiarezza, diciamo, di familismo, familismo morale. Io devo dire la verità, sono fortunato in questo, diciamo, perché non ho, diciamo, forse parte avvantaggiata di non avere sostegni ereditati, e né lascio in eredità sostegni a nessuno, perché sono uno che non ha condizionato le scelte. Ho però sempre detto che il reclutamento va fatto in un certo modo, perché riguarda il futuro di tutti quanti noi. Oggi fortemente l'attività scientifica, attività di ricerca dei docenti universitari, io cerco di utilizzare la mia esperienza per darvi uno spaccato rispetto a come io vedo il mondo, diciamo, dell'università oggi. Quindi non è che vi parlerò di me come pretesto per dirvi, diciamo, di come oggi, come vedo la questione universitaria. Poi farò anche qualche passaggio sulla politica, mi manterrò nei tempi che mi sono stati assegnati. E il reclutamento è stata una scelta, diciamo, puntare sul merito, scegliere i migliori, senza se e senza ma. Io ho assunto, dove per noi assunzione è il termine tecnico che noi utilizziamo sia per i nuovi ingressi, sia per coloro i quali fanno degli avanzamenti di carriera, quindi da ricercatore passano associato a professore ordinario. Io ho fatto 560-600 concorsi circa in 6 anni, la media di 100 concorsi all'anno. Amministrazione pubblica del sud, dove si pensa alla burocrazia, tutto fermo, tutto bloccato. Io ho avuto solo forse 4-5 ricorsi a TAR. In un solo caso siamo stati su conventi al TAR e vincitori in consigli di Stato, per la linearità delle procedure, certamente perché l'ufficio ha agito, ma anche perché nel descrivere i bandi, nel prestare attenzione, evitare di farsi prendere troppo la mano da qualche indicazione, da qualche docente che tende un po' a personalizzare certe scelte, abbiamo cercato di rendere il più oggettivo possibile. E abbiamo portato avanti tanti e tanti giovani, abbiamo dato la speranza e la prospettiva, abbiamo utilizzato quello che è un metodo sconosciuto in questo paese, che è la programmazione. Io ho sempre detto, orientiamoci sulla base della programmazione. Che è un altro approccio squisitamente aziendale, programmiamo le risorse, programmiamo gli investimenti, programmiamo le scelte, ed è stata, che è anche difficile in questo paese, perché poi al di là del colore politico, io non ne faccio in questo caso una questione di bandiera, ovviamente io sono rettore, ho fatto il rettore per 6 anni, noi siamo rettori non ricandidabili, quindi non mi sono potuto ricandidare alla carica di rettore, siamo rettori per la legge, diciamo, per una sola volta, per 6 anni, ebbene la scelta... Io in 6 anni ho visto 5-6 ministri dell'istruzione. Allora, al di là che ci possa piacere uno più o l'altro, no? Voglio dire, la Carrozza, poi la Giannini, poi la Fedeli, ricordate la Fedeli, e poi via via tutti quanti gli altri fino a Fioramonti, e ho visto tutti quanti. Ma non è tanto adesso il giudizio sul singolo, il problema è che tu non hai la possibilità di programmare gli investimenti. Allora, quando sento giustamente, abbiamo fatto sicuramente tante cose, ma non c'è neanche il tempo di programmare. Le istituzioni hanno bisogno di tempo, di programmazione. Cosa che mi è stata data la possibilità di poterlo fare. Il merito nel reclutamento, il merito sul discorso dei giovani e degli studenti. Abbiamo fatto una rivoluzione dal basso degli studenti, grande capacità di ascolto e di farli partecipare alle decisioni, non nel senso, diciamo, più deleterio, sai, le assembleare, ma nel senso, signori, che cosa vi aspettate, dove vogliamo andare. E il merito l'ho applicato anche lì. Io ho lanciato oramai 5 anni fa, sin da subito, una operazione che si chiama Unisa Premio al Merito, che ha significato il rimborso integrale delle tasse agli studenti in regola, anno per anno accademico, rimborso integrale delle tasse agli studenti in regola, purché presentassero l'ISEE, perché per me la cosa principale, cioè presentassero non un ISEE alto, basso, medio, lo devono presentare, perché tu mi devi dire, no, quale, diciamo, come... Questo che cosa ha implicato? Che noi abbiamo avuto, ovviamente, abbiamo dato un valore fondamentale. E anche qui, diciamo, il mio percorso da professore di economia aziendale è stato importante, un valore a quello che è decisivo nella vita di un giovane, nella vita delle persone, nella vita delle istituzioni, che è il fattore tempo. Far capire all'Università del Sud che l'università non è un'area di parcheggio, che si fa in tempo, e che l'università deve essere un treno ad alta velocità in cui si sale in tempo, si scende in tempo, e ho detto, io vi posso anche rimborsare il biglietto che avete pagato, purché rispettiate le regole che vi sono state date. È stata una rivoluzione. Io ho rimborsato in 3 anni accademici, già che abbiamo completato, oltre 3 milioni di euro a 3.000 studenti, quindi significa 3.000 famiglie. Noi abbiamo un'università
E abbiamo però creato una tensione verso l'obiettivo, il superamento dell'esame, la pulizia delle carriere, perché ovviamente questo sia nella testa degli studenti, sia nelle teste delle famiglie, sia nella testa dei docenti stessi, e quando si distraggono, perché qua c'è qualche collega universitario che ci ascolta, magari si distraggono rispetto ai loro compiti istituzionali affannati in qualche studio professionale, sanno che poi vanno a mettere le mani nelle tasche degli studenti. Questo è cosa ha significato. In un momento in cui l'università apparentemente è una fase decrescente, qui sente parlare sempre di tagli, di gente di demotivazione, di abbandoni, di gente che non, che non ha interesse, anche perché i media poi ci marciano su sta roba e passano anche messaggi negativi che vanno ben al di là delle difficoltà in cui poi sta il sistema universitario italiano, noi abbiamo avuto più immatricolati, più studenti in corso, più laureati regolari, che ha significato per noi anche maggiori entrate, perché noi abbiamo fatto beneficenze, ne abbiamo dato un poco un esame di cittadinanza o abbiamo fatto in modo che venissero restituite le tasse. Noi abbiamo fatto semplicemente in base al merito, perché il Ministero valuta una quota parte, diciamo, delle contribuzioni che ci dà e in funzione degli studenti e degli studenti regolari, in funzione della qualità della ricerca, il primo indicatore, quindi il reclutamento, e in funzione della qualità della didattica e quindi dei percorsi didattici che sono attivati. Una vera rivoluzione. Se vedete i numeri, rispetto a quella che è stata la nostra, diciamo, esperienza, ha avuto un effetto, diciamo, come dire, importantissimo. E sempre utilizzando questo metodo aziendale, oltre alla ricerca e alla didattica, è chiaro che un elemento fondamentale che ti fa crescere come istituzione, come organizzazione, come università, nella percezione, è il concetto, il valore assoluto perché di un'istituzione che è la reputazione. Io oggi sono quella che è la reputazione che ho costruito nel tempo, questa è la mia università. Noi abbiamo puntato moltissimo sul dato reputazionale. Siamo entrati prepotentemente per scelta mia, ci sta... con degli amici e colleghi che hanno condiviso questo percorso senza sosta, senza avere veramente senza risparmi, diciamo, di energie e di forze. Siamo entrati in tutte le classifiche nazionali e internazionali per scelta, perché io, come spiegavo ai miei colleghi, amici miei, ma se oggi uno va a fare una gita fuori porta, si documenta su TripAdvisor rispetto alle stelle della struttura, immaginate che un ragazzo che vuole fare un percorso universitario all'estero, che ci sceglie da un paese diverso dal nostro, che vuole scegliere di iscriversi da noi, bisogna salire, concentrarsi rispetto a quelle che sono anche, diciamo, gli indicatori secondo i quali si sale, diciamo, nelle classifiche, come accade in tutti i paesi del mondo, dove si scannano, diciamo, per un posto in più o in meno rispetto al discorso dei ranking e delle famose classifiche, eccetera. E questo ci ha portato e ci ha proiettato in un'ottica nazionale e internazionale. Il Sole 24 Ore per 2 anni di seguito ci ha indicato come primo ateneo del centro-sud, e questa è stata una coerenza in tutti gli indicatori, recupero delle risorse di finanziamenti che noi abbiamo avuto in epoca di tagli di risorse, eccetera. Quindi con bilanci gestiti totalmente in equilibrio. Reputazione, attenzione alle strutture. Noi siamo oggi riconosciute come l'università del campus, abbiamo un campus meraviglioso, un rapporto tra verde e costruito, unico, con attenzione alle strutture, alla manutenzione degli edifici, in un contesto oggettivamente difficilissimo, qual è purtroppo la Campania di oggi. Se voi entrate lì, la percezione che avete, ma questo è un mondo, è una realtà a parte. C'è la cura di tutto. Io lanciai un programma straordinario di manutenzione, perché io spiegai agli amici, anche a quelli che erano un po' più distanti, che il campus era fatto, che andava manutenuto in tutti gli aspetti, nella cura dei dettagli, dal verde ai palazzi, alla ristrutturazione degli ambienti. Condivisco tutta la politica, sempre e comunque condivisa con gli studenti. Mora della Favola oggi è un luogo ospitale, dove la gente vive e trascorre serenamente e svolge la propria attività, diciamo, di ricerca, di didattica, di attenzione rispetto anche all'ambiente. E questo è stato un altro di quei fattori che ci ha portato a crescere. Voi pensate che noi abbiamo circa 40.000 studenti con l'Università di Salerno, con una città capoluogo di 130.000 abitanti che perde abitanti. Quindi a testimonianza che in effetti... Poi se uno pone cura e attenzione alla residenzialità, alla possibilità, diciamo, di far capire che lo studente non è un numero, ma è realmente una persona e che le carriere vanno curate ad uno, è questo, diciamo, un vantaggio che sicuramente si può avere. Abbiamo puntato molto ovviamente sull'internazionalizzazione del nostro Ateneo, moltiplicando gli accordi internazionali. L'internazionalizzazione è un processo di cui le università hanno sempre bisogno, sempre più bisogno. Questa è la realtà, diciamo,
con la quale ci si confronta, e quindi tutte le misure che vengono poste in essere. Io entrando, diciamo, in questa aula, ho avuto il piacere, mi è arrivata una telefonata appunto dal Ministero di Val di Tara, che ha fatto per questo periodo e sta coprendo ancora l'incarico, diciamo, di capo dipartimento dell'università. Ebbene, lui ne chiamava e mi dice: sai, ho lavorato a quel progetto della diplomazia internazionale, perché non dai pure tu un contributo? Dico: certo, mi fa molto piacere se c'è la possibilità di creare, che l'internazionalizzazione è una cosa di cui non si è mai a sufficienza, sia in entrata e sia, diciamo, ovviamente come studenti e movimento di professori in uscita. Attenzione al campus, attenzione alle carriere, ovviamente terza missione, attenzione rispetto a quello che è il territorio, un territorio tanto bello quanto accidentato, e quindi che guarda la propria università come un punto di riferimento assoluto in cercare di immaginare quel processo di crescita e sviluppo, che è l'altra parola di cui che fa parte di questo ragionamento. Non ci può essere sviluppo che non sia collegato rispetto ad uno sviluppo innanzitutto dell'università, del territorio e di quella che sono anche nella propria capacità. E poi c'è anche la sicurezza. Noi siamo in un contesto di parte, la sicurezza è una parola che ci dà l'università, c'entra tantissimo. È stata una scelta ben precisa. Oggi noi, tra l'altro, diciamo, i nostri campus sono particolarmente accessibili per chi li conosce, perché stanno a direttrice nord-sud, stanno sul raccordo tra un'autostrada, quella che arriva da Napoli, da Roma, da Caserta-Roma, e quella che poi arriva Caserta-Salerno-Roma, e poi l'altra che invece è la Salerno-Reggio Calabria. Quindi è una zona facilmente accessibile, per cui si entra e si esce molto agevolmente, per cui abbiamo problemi serissimi di sicurezza. Perché ovviamente tu devi tenere conto che tu, le famiglie ti affidano il patrimonio più importante, che sono i loro figli. Poi là ci sono il nostro patrimonio di laboratori, di aule, di macchine, di macchinari, di ricerche. Abbiamo fatto una politica molto chiara, diciamo, di grande, diciamo, sicuramente inclusiva, perché noi siamo assolutamente inclusivi, ma anche di rispetto alle regole. Cioè, noi abbiamo un presidio di polizia interno e all'interno della nostra università, e questo non è un fatto scontato, cioè, perché c'è di strano, nell'università non è che si entri facilmente con una divisa e si circoli agevolmente, perché ci sono delle situazioni strane ideologiche che noi dobbiamo combattere. La parola libertà la tengo per ultimo, perché arriverà dopo, diciamo, del mio ragionamento. La sicurezza ha significato che noi, quando l'università è chiusa e tutto il nostro perimetro, qua parliamo di due campus, uno di 1.200.000 metri quadri, un altro di 150.000 metri quadri, si ha la piena coscienza, diciamo, di come comincia e dove finisce, in maniera tale che quando poi le attività non ci sono, e quindi si ci espone al rischio di alla vulnerabilità naturale, questo da noi non accade. Abbiamo investito sulla videosorveglianza, 314 telecamere che controllano i nostri due campus, azzerati tutti i tipi, diciamo, di problemi e di altre circostanze. Sicurezza è un fatto importante, una precondizione per poter vivere al meglio i luoghi, gli spazi, diciamo, della nostra università. È stata faticosa anche lì convincere gli studenti. Noi avevamo le famose feste notturne, no? E me c'erano all'inizio, io le ho ereditate, non ci dormivo la notte, perché lei immagina una festa all'interno dell'università, in un campus, che poteva succedere? Tutte le autorizzazioni, tutte le assicurazioni che ti proponevano, tutte le precauzioni che ti prendevo, io non le ho fatte fare più. Ma nel contempo ho detto: ai giovani negoziamo. Io ho creato una piazza, la piazza che ho chiamato Piazza dei Giovani, esterna al campus, accessibile, diciamo, autonomamente, dove loro si può organizzare, intesa con il comune, quindi con tutte le condizioni, diciamo, di sicurezza della nostra, possono anche fare anche delle attività, come sia, fuori degli orari della nostra università. Voi sapete, diciamo, quanto questo sia un fatto. Sembrano cose banali, ma non sono così. Noi siamo in una città che purtroppo ha visto una vittima, diciamo, legata alla Sapienza, legata al fatto che c'è stata, appunto, difesa. Perché purtroppo così c'è. Quando tu lasci poi gli spazi a questo tipo di atteggiamenti, alcuni spazi sono occupati nelle università cittadine, anche a Napoli i centri sociali hanno occupato spazi della Federico II, cose inaccettabili. Lo dobbiamo avere, ma noi abbiamo un dovere nei confronti, diciamo, della nostra università. Tutto questo lavoro che abbiamo fatto in questi 6 anni di crescita, e tutti quanti ce l'hanno riconosciuto, fortunatamente, anche se abbiamo detto chiaramente come la pensavamo, nessuno ci ha potuto dire non è vero, una crescita dove stavamo e dove siamo, tutto certificato e documentato, diciamo, il processo, diciamo, impetuoso, diciamo, di crescita, anche
come dire, anche di spirito di appartenenza, perché anche il richiamo a un altro dei nostri valori, che è quello dell'identità. Oggi l'identità è un fatto fondamentale, perché tu devi sapere per quale squadra giochi. E tutti quanti nella mia comunità di 40.000 studenti, di 2.400 dipendenti, tutti quanti hanno uno spirito forte identitario, che poi ha creato anche quell'altro valore aggiunto che è la comunità, un po' magari pettegola per certi casi, perché rispetto all'università cittadina che si distribuisce in tante sedi è un po' più accentuato questa particolarità, però sicuramente una comunità che lavora con una forte identità. No? Oggi sappiamo che è la nostra università, perché dove comincia e dove finisce. La libertà. La libertà significa possibilità di poter scegliere, di poter decidere anche qual è la posizione che si può assumere. Io ho sempre pensato che la libertà sia un valore assoluto, diciamo, che va difeso con le unghie e con i denti. Io ovviamente in questi anni da rettore ho ospitato tutti e tutti, io ho visto tutti quanti, quelli del PD, poi in particolar modo, che poi non so se ha cambiato, PD e spin-off vari, ne ho visti tutti, io non c'è, ditemene uno che non ho incontrato, diciamo, in questi anni da rettore, diciamo, da D'Alema a Fassina, tutti quelli che voi mi potete dire, tutti sono venuti là, io ho sempre accolto dei convegni dal rettore, siamo presi il caffè insieme, l'ho ascoltato, ovviamente con tutti, diciamo, con tutta l'attenzione che questo era necessario, ovviamente anche quelli più recenti, da Fico agli altri, diciamo, i De Luca, che poi, diciamo, De Luca è il nostro governatore, che poi, però sai, lì siccome sono tutti impegnati in politica, abbiamo accolto sia lui sia i due figli, tranquillamente e serenamente. Carfagna, tutti quelli che voi vi immaginate, diciamo, della Lega nessuno, non è mai venuto nessuno, abbiamo fatto fare nessuna, però a un certo punto c'è stato un signore, perché questa è una storia, diciamo, della mia vita personale, e non lo potrò mai dimenticare questo, che mi ha voluto conoscere in un luogo istituzionale, che si chiama Matteo Salvini, e quando ci siamo incontrati per la prima volta mi ha riempito di complimenti per la mia attività, per la mia università, era documentatissimo, nonostante in quel momento fosse attratto in tante altre faccende, diciamo, e con grande spirito e con quel rispetto istituzionale ha voluto dire, aveva saputo che in qualche modo c'era stato un processo, diciamo, di avvicinamento rispetto all'idea al mondo della Lega, si diceva compiaciuto e disposto, diciamo, a lavorare rispetto a qualsiasi progetto si potesse andare a realizzare in comune. Mi ha fatto molto piacere. Lo devo dire, e questo è un debito morale che io ho portato, credo in parte di avere anche con grande chiarezza pagato, perché quando si parla bene all'università è come se si parlasse di un figlio, di una cosa, un rapporto viscerale, 30 anni di laurea, 30 anni di impegno, diciamo, di militanza autentica per la mia università. Io ho sempre detto, potrò indossare qualsiasi altra maglia, ma quella non me la toglierò mai. E allora, successivamente c'è stata la chiamata, cioè mi hanno chiamato, c'è stato un coinvolgimento, mi sono candidato alle elezioni europee, dalla sera alla mattina, quindi ho dovuto inventarmi, diciamo, ed ero rettore in quel momento, diciamo. Immaginate un'università del sud, uno che si candida con la Lega alle europee, 6 regioni, tutti quei comuni, eccetera, eccetera. Allora c'è stato qualcheduno che si è lamentato, qualche mal di pancia, perché tra l'altro io non avevo interesse, diciamo, intenzione in quel momento di candidarmi alle europee, anche perché avevo le elezioni interne dal rettore, noi eleggiamo il rettore subentrante, io termino il 31 ottobre, quindi, diciamo, tra giugno e luglio erano già programmate le elezioni da rettore, quindi mettere altri elementi di complicazione rispetto alla vita universitaria l'avrei preferito non fare, perché ovviamente si sa che queste cose comunque hanno un peso rispetto anche a quello che può essere un naturale svolgimento delle elezioni. Ma è stata chiesta, diciamo, questa disponibilità, io ho detto subito sì, un po' perché sono militare e militante per definizione, un poco per sfida, perché a me, quando poi mi sono sentito dire, uno che è stato, ripeto, ecumenico, ha sempre ascoltato tutti quelli che voi immaginate, De Mita, tutti, diciamo, tutte le persone di qualsiasi estrazione e parte politica, io ho sempre accettato ed ascoltato tutti.
volevo candidarmi, insomma, mi hanno chiesto di candidarmi con la Lega e ho spiegato che sarebbe stato, in caso di mia elezione, che non c'è stata, nonostante un risultato elettorale molto importante, sarebbe stata un'opportunità da vivere come un'opportunità per la mia università. Dopodiché c'è stato qualcuno che si è lamentato, qualche studente, io li chiamo studenti di professione, diciamo con coloriture molto intense, studenti da esame all'anno. Ma francamente questo non può, perché uno che ha rispettato sempre tutto e tutti, è la mia storia personale. Nessuno potrà dire che ho utilizzato, diciamo, l'università per far fare passarelle a nessuno. E avevo il diritto dovere, diciamo, di poterlo fare e l'ho rivendicato. Ovviamente sono stati 40 giorni in cui ho lavorato, mi hanno anche attaccato per questo, gente dimenticata, specie di extraterrestri, io sono sempre lo stesso di prima. Tanto che mi sto dedicando anche a questa attività. Ovviamente non sono più andato in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, non ho firmato mai più un decreto, non ho fatto nulla che potesse dire, sembrare un'attività, diciamo, potesse orientare, diciamo, il voto da parte di chi che sia. Però ho rivendicato questo mio diritto, perché è uno strano fenomeno in Italia, c'è. Sono stati rettori che sono stati, quelli che mi ricordo, diciamo, a memoria, che era stato il rettore a Palermo, che si era candidato con il PD, un altro rettore in Molise, che si era candidato con Leo, non so se si chiamasse Leo, articolo 1, o altre cose di questo tipo. E voglio dire, nessuno ha detto niente, perché poi se ti candidi a sinistra va tutto bene, sei buono e bravo, Aurelio effettivamente, questo è lo sbocco naturale, se ti candidi a destra apri tipo la Lega, figuriamoci, quel momento, eccetera, eccetera. E invece io andava fatto lì, perché come ho spiegato a tutto e a tutti, che è coerente rispetto al disegno della mia vita, una vita di impegno, di militanza, di abbattere i luoghi comuni, di combattere, diciamo, contro i familismi e i nepotismi, diciamo, di far affermare i meriti, di portare avanti i giovani, di portare a creare possibilità per il mio territorio, di difendere con il mio territorio con le unghie e con i denti. E quindi questo è un diritto che non è stato negato agli altri, non vedo perché non potesse essere negato a me. E a me dispiace che ancora oggi, io soffro molto, anche se non è stato dato un grande risalto rispetto a questo evento che è capitato in questi giorni, che un giornalista del giornale, che peraltro non mi pare manca avere chissà quali posizioni così estreme, eccetera, eccetera, è stata vietata in un'università importantissima e qualificata come quella di Trento di intervenire a un dibattito. Ecco perché dico, sono sopravvissuto a tutto, no? Perché non è che ho partecipato a un dibattito. Io mi sono candidato da rettore con la Lega e poi sono tornato a fare il rettore e l'ho fatto ancora più forte di prima in questo scorcio di mandato, perché io farò il rettore fino all'ultimo minuto, fino alle 23:59 e 59 secondi del 31 ottobre. Ecco, però sentire che i giornalisti ancora non possono entrare all'università, è un'università in cui non si accetta il Papa ma si organizza le riparti, per me questo è un discorso inaccettabile. Università liberi, tutti devono essere ascoltati, tutti devono essere date la possibilità di poter parlare. Se c'è una maggiore, come dire, può essere anche una maggiore simpatia rispetto a certe aree politiche, a me mi sta tutto bene, io ho rispettato sempre tutto e tutti, per noi andavamo rispettati. Ecco il mio contributo, ecco la mia, diciamo, visione rispetto a quello che, diciamo, discorso oggi, diciamo, dell'università. L'ho buttato sul personale, ma è stato un pretesto per potervi dire come la leggo rispetto ad altre, diciamo, vicende, sapendo che c'è sempre stata una voglia, diciamo, di collaborare anche con gli atenei, diciamo, della mia regione e con gli altri, figuriamoci. Un'apertura internazionale mi fa sorridere quando le mie idee uno pensa che non abbia un'apertura internazionale. Non posso dire che ho vissuto più all'estero che all'Italia, ma sicuramente ho girato il mondo grazie al lavoro che ho fatto, quindi figuriamoci se sono per questo. Però nel rispetto di quelli che sono i principi e quelle che sono le regole di comportamento. Quindi io sono veramente contento che abbiate pensato a me nel chiedermi di entrare nel comitato scientifico e penso, diciamo, di poter dare un contributo. Grazie. Grazie professore, ho apprezzato molto questa scelta di dare un'impostazione personale, ha permesso poi nel suo discorso di toccare varie tematiche che non sono limitate all'università ma che poi travalicano i suoi confini, vanno nella società, vanno nella politica. Una di queste tematiche chiave è quella ovviamente del merito. Come notava lei, fino a poco tempo fa il merito era quasi vissuto come un valore di parte, un valore che appartenesse solo alla destra, forse in base a un malinteso modo appunto di intendere
quella dicotomia bobbiana tra libertà e uguaglianza, in cui premiare il merito sembrava quasi andare contro l'uguaglianza, mentre in realtà è esattamente il contrario. In una società che non è meritocratica, inevitabilmente si ha che quella che è la base di partenza, quindi, come diceva lei, chi magari proviene da famiglie più agiate, più avvantaggiate, inevitabilmente quello che rimane sempre nella medesima posizione. Ed è molto importante in questa fase, perché sebbene adesso il merito sia diventato un tema più trasversale, siamo in un momento in cui a parole, infatti, molti economisti, molti sociologi sottolineano invece che siamo in una fase in cui la società sta arrivando al minimo della mobilità sociale al suo interno. Ecco, il caso dell'Ateneo di Salerno è un'isola felice, è un caso di successo, ma purtroppo l'insieme della nostra società offre invece degli esempi meno incoraggianti. Il merito si garantisce rifiutando il familismo, appunto, avendo un sistema efficiente che permetta ai migliori di emergere, garantendo anche una libertà. Lei ha toccato il tema del pluralismo, di cui noi abbiamo parlato più volte anche di recente, abbiamo dedicato un convegno a questa cappa oppressiva del politicamente corretto, siamo stati all'Università Roma 3 con gli studenti per parlare della censura accademica. E merito è importante all'interno della società che si manifesti anche per una selezione della classe politica, un'altra delle tematiche che lei ha affrontato. È sicuramente positivo che nella selezione della classe politica, oltre, come giusto che sia, ai militanti, a coloro che appunto si sono distinti con la loro militanza politica, con il loro impegno al servizio di un partito, ci sia anche del posto per persone che magari vengono da carriere differenti, come quella del professore universitario, ma che possono portare le loro competenze nelle sedi istituzionali, nelle sedi decisionali. Prima di tutto nella selezione della classe politica è importante evitare appunto quel familismo o quel premiare gli incompetenti o coloro che più sono bravi a tessere intrighi ma che poi non hanno altri talenti, anche perché se è vero che il pesce puzza dalla testa, è fondamentale che coloro che comandano, coloro che poi danno i lineamenti, siano espressione della parte migliore della società e non della parte peggiore, o comunque anche soltanto un calco di quello che è la media della società. Devono essere veramente un'elite. Oggi, quando si parla di elite, ormai lo si fa sempre in senso negativo, perché si è creata questa tensione tra il popolo e quella che si autopercepisce come un'elite, che poi in realtà è un'elite sociale, semplicemente, e ritorniamo ancora a quel tema, una classe sociale, se mi permettete il termine, che ha una propria visione ideologica, che ha dei propri interessi materiali e che, con delle pulsioni sempre più anche antidemocratiche, sempre più illiberali, sta cercando di impedire invece la manifestazione della volontà popolare, o comunque di quelle che sono che la volontà della maggior parte della popolazione, tramite i processi democratici. Ecco, quindi mi pare che veramente abbiamo toccato delle tematiche essenziali che vanno anche ben al di là del pur importantissimo campo dell'università. Ci rimangono pochi minuti se qualcuno dal pubblico vuole intervenire. Prego. No, io ho apprezzato molto l'intervento dell'amico e collega, e posso, diciamo, testimoniare, perché l'Università di Salerno è una delle università che conosco meglio, perché ci sono stato svariate volte sia in convegni sia come membro di commissioni di concorso, ed effettivamente vi consiglio, insomma, di andarci, perché è un'università, è veramente un gioiello, un campus, e questa immagine del campus, in realtà ho molto apprezzato il fatto che a un certo punto tu non hai parlato di confini, ma era come se, diciamo, tu hai gestito i confini di una comunità in maniera rigorosa, cioè rifiutando quello che nel dibattito americano è chiamata la teoria delle broken windows, no? Questa teoria dei criminologi americani, quelli che poi il mitico è stato applicato dal mitico sindaco di New York, cioè l'idea che una finestra rotta in fondo non dà fastidio a nessuno, però se si cominciano a sviluppare le finestre rotte, alla fine c'è una tolleranza nei confronti della insicurezza. E appunto, quindi, mentre invece altri tuoi colleghi, diciamo senza fare nomi, però alcuni casi li hai citati, invece, come dire, non tanto per affinità ideologica, credo, ma semplicemente per quieto vivere o per mancanza di coraggio,
applicano questa teoria delle broken windows alla grande. Poi però ci sono i casi appunto dei morti, diciamo così, negli atenei, i casi in cui in molti atenei non è sostanzialmente rispettata la libertà né di parola dei professori e degli studenti né di insegnamento, e la possibilità di soggetti esterni chiamati dagli studenti di intervenire. Ho anche apprezzato molto nel tuo intervento il fatto che ci sono molti punti per cui diciamo che vanno presi in considerazione per un programma di governo della coalizione di destra-centro. Poi il nome si troverà sicuramente un nome più affascinante di quelli usciti sulla stampa negli ultimi due giorni. E questo è molto importante, perché se questa esperienza deve sapere autocriticamente rispetto alle esperienze di centrodestra, in quel caso precedenti, che hanno avuto dei grandi limiti proprio nella gestione università, nel senso che sostanzialmente le esperienze di centrodestra e i governi passati hanno o affrontato il discorso universitario con la riforma Gelmini, ma facendo sostanzialmente fare la riforma Gelmini a professori di sinistra, che si erano più o meno mascherati, ma insomma si capiva bene che si erano mascherati e li si è lasciati fare, e poi naturalmente quando poi è caduto il governo Berlusconi sono ritornati nella loro, come dire, nel loro luogo di appartenenza originale, a cui non si erano mai scostati peraltro, ma soprattutto bisogna superare quella svalutazione nei confronti dell'università, considerata quasi come un luogo ormai asservito, diciamo così, alla sinistra, che porta pochi voti e così, e che quindi più di tanto non è interessante entrarci. Ecco, questi limiti delle esperienze precedenti di centrodestra devono essere superati, e bisogna capire che l'università è uno dei punti fondamentali, non solo per tutto quello che dicevo, ma per la formazione della classe dirigente, effettivamente. Perché poi, tu, Daniele, giustamente parlavi di elite. Noi non siamo, diciamo, propagandisticamente possiamo dire che siamo del popolo contro l'elite, ma noi vogliamo la formazione di una nuova elite, perché questa elite che abbiamo adesso paretianamente è un'elite in decadenza, è un'elite putrefatta, in putrefazione, diciamo così, e che ovviamente, essendo in putrefazione, utilizza tutti gli strumenti, non fa parlare in università, caccia i professori, caccia gli studenti, fa i proclami di antifascismo. Però noi dobbiamo essere in grado di formare una nuova elite, naturalmente non solo attraverso l'università, naturalmente, ma l'università è uno dei fattori principali. Quindi insomma, l'esperienza di Salerno da questo punto di vista, del rettorato, diciamo, degli anni di rettorato, diciamo, per dirla un po' heideggerianamente, anche se non volevo, sappiamo che il rettorato di Heidegger poi era legato ad un'esperienza di cui, diciamo, non ci riconosciamo, chiariamo naturalmente, però ecco, questa esperienza di rettorato va visto come un'esperienza, diciamo, una preparazione alla politica, che poi io personalmente mi auguro che Aurelio voglia applicare in campi. D'altra parte, appunto, avendo gestito una comunità come l'università, questo dà già una grande esperienza politica, venire gestita nel migliore dei modi, perché poi appunto tutti i dati che Aurelio citava, io, diciamo, da professore universitario, seppur in un altro ateneo, posso confermare che, diciamo, l'apprezzamento nei confronti anche di molti del nord, perché diciamo c'è sempre un pregiudizio dell'università del nord nei confronti dell'università del sud. L'università, io ho sempre sentito parlare bene, penso anche tu molto più di me, diciamo, dell'università di Salerno al nord, che quindi è quasi una come dire, una cosa notevole, insomma. Quindi grazie Aurelio, sia, diciamo, degli anni di rettorato, sia del tuo impegno qui e di quello che vorrai fare in futuro. Eccola. Una domanda per il Magnifico, se così possiamo chiamarlo. Sì, sì, possiamo. Sono tutto quanto, se vengo da una settimana, sono a Roma, vengo dalla Germania, dove rappresentavo l'Italia. Vediamo, sentiamo un po', Vettere. Quindi ho avuto anche questa esperienza, figlio di nessuno, arrivato a Monaco per caso quasi. Invece la mia domanda è un po' più tecnica, da rettore. Io ho studiato a Bari, all'Aldo Moro, a giurisprudenza. Non crede che questi virtuosismi o questa meritocrazia che le università perseguono per avere finanziamenti non porti talune università,
come dire, a falsare i dati alla fine, mi spiego meglio. Produrre laureati non potrebbe, come dire, portare talune università a inflazionare e quindi a svalutare il valore della laurea e quindi della preparazione, cioè concedere più facilmente esami? Questo me lo raccontava un mio professore a Bari anni or sono. Cioè le università inseguono i soldi e non il profitto. Talune piccole università, per rientrare in certi parametri, come dire, allargano le maglie della meritocrazia. Non potrebbe essere questo un limite a questo genere di riforma, di sistema qualche, che abbiamo adesso? Qualche altra domanda, curiosità? Oppure? Allora, se parliamo di università pubbliche, sì. Università pubbliche, studente no, nel senso che tutti, diciamo, questo è l'alibi che utilizzano quelli che non sanno fare ricerca, quelli che dicono, ah no, ma la didattica non me ne occupo. Io ho sempre scoperto che chi non è buono per una cosa non è buono manco per un'altra. Se uno non è buono per la ricerca, se non è buono per la didattica, non è buono manco per la ricerca. Quindi lo studente diventa l'alibi. Dice, no, ma quello poi gli studenti non sono più quelli di una volta. Chiaro, niente è più come quello di una volta. Soprattutto noi, quando uno comincia a fare gli anni, ha sempre la tendenza a considerare che quelli passati siano migliori. Io credo che invece no. Nel senso che se parliamo delle università pubbliche, se parliamo di università serie, perché poi mondo, diciamo, abbiamo 97 atenei in Italia e quindi non è, poi ci sono anche altre tipologie, diciamo, di università, quindi ognuno si può il proprio giudizio, ma gli atenei pubblici italiani mediamente, chi più chi meno, è esattamente il contrario. Attenzione allo studente, attenzione alle carriere, non seguire il profitto, perché poi tra l'altro se tu volessi seguire il profitto andresti da nessuna parte, perché una parte delle risorse oggi viene distribuita in base alla ricerca, in base alla qualità della ricerca, quindi non riusciresti a raccogliere questi obiettivi. E poi un pezzo anche in base alla didattica. Però se tu non fai l'altro pezzo, quello della ricerca, non vai comunque da nessuna parte. Quindi io credo che invece sia questa, diciamo, la strada che si segue per poter parlare male dell'università e quindi anche dare la stura poi, diciamo, ai tagli, eccetera. Oggi c'è la possibilità, se ci fosse una politica in grado di programmare, io insisto molto su questo concetto, che per me è un concetto chiave. Se tu hai 5 anni di tempo e dai delle regole certe, tu puoi vedere come il sistema cresce. Questo tipo di regola ha fatto crescere comunque, nonostante tutte queste difficoltà, il sistema universitario. Se noi prendiamo dove stava l'università italiana 10 anni fa e dove sta oggi sta meglio rispetto a qualche anno fa, nonostante non ci sia questa piena percezione. Perché la competizione, lo spirito di competizione, comunque ha creato una maggiore attenzione, una maggiore apertura internazionale, il miglioramento, diciamo, degli standard qualitativi mediamente, diciamo. Ed è infatti il motivo per il quale oggi noi vediamo anche felicemente che nelle classifiche progressivamente, seppur non ai primissimi posti, perché il sistema non potrà, il sistema come è congegnato in Italia, che va sui numeri, non ti consente, diciamo, di entrare facilmente nei primi posti delle classifiche, però mediamente la qualità dell'offerta universitaria è sicuramente migliorata. Quindi no, la mia risposta è quelle serie, però poi ci potrebbero essere gli approfondimenti, però c'è bisogno di un governo che duri 5 anni, che si occupi dell'università, ci possono essere, diciamo, delle questioni delle deviazioni e quelle vanno curate. Però dare un'indicazione, dare un'impostazione, farli concentrare gli atenei rispetto a certe dinamiche della qualità della ricerca, della qualità della didattica, della terza missione, dell'attenzione al territorio, eccetera, comunque porta un'attenzione verso il miglioramento delle... Io lancio anche un'idea, diciamo, mia personale, ma si parla molto di autonomia, no? E soprattutto al sud questo è visto sempre con una preoccupazione, diciamo, eccessiva. Ovviamente questo non lo possiamo chiudere in un minuto, però sicuramente il mondo universitario è uno di quei mondi in cui la parola autonomia, forse si, quei pezzi della pubblica amministrazione, articolazioni, in cui questa parola autonomia è più forte rispetto ad altri contesti. E quindi si ha la piena percezione che dove le cose funzionano e dove si vogliono far funzionare, poi c'è la possibilità di farlo funzionare. Quindi io sono sempre uno che pensa che al di là dei modelli, che non esistono cose buone o cattive in natura, esistono cose gestite bene e cose gestite male. E quello che può essere una preoccupazione per alcuni può essere anche un'opportunità per qualcun altro. Ecco, io questo ripeto, questo, diciamo, ovviamente non è un tema che si può esaurire in qualche battuta, però la mia esperienza da lettore, perché poi è importante dirlo questo, parliamo di una cosa comunque complicata, diciamo, con tanti addentellati, anche di riverberi sociali,
anche dal punto di vista economico, diciamo un budget di 300 milioni l'anno, voglio dire, non è che stiamo parlando di una cosa piccola. Ovviamente ti dico che se tu hai dei profili di autonomia e li utilizzi bene, puoi migliorare la tua performance. E lo devi fare sempre in accordo con l'altra università, perché nessuno può crescere da soli. Quindi anche l'ipotesi di dire va uno contro l'altro non è così, perché tu punti ad allargare e a aumentare gli standard qualitativi, innesca anche negli altri un meccanismo imitativo. Ho trovato molto importante anche quello che ha sottolineato Marco Gervasoni poco fa, la finalità di riuscire a creare un'elite di quello che è il mondo, chiamiamolo così adesso per semplicità, populista, che quindi appunto si identifica nel popolo che sta contro l'establishment, cioè non bisogna ovviamente, pur applicando queste due categorie, incorrere nell'errore che debba esistere solo quella formula di comunicazione, che pure è giusta, importantissima e all'origine di importanti successi politici, quella formula di comunicazione più vasta, più semplificata, che punta sulla quantità, sui messaggi semplici che vengono veicolati rapidamente, che diventano virali, perché non può funzionare senza poi anche la dimensione della riflessione, dell'approfondimento di quei messaggi invece più complessi che puntano sulla qualità, meno persone che però sono in grado poi di formulare le idee che anche debbono essere messe in pratica, perché cosa fondamentale da non dimenticarsi, l'esito e l'obiettivo della politica non è il consenso è solo uno strumento per realizzare gli obiettivi politici, e questa è una cosa che andrebbe sempre assolutamente tenuta in mente. Questo compito del resto di riuscire a favorire la nascita di una elite populista, permettetemi ancora questa formula, è anche uno dei compiti che si è dato il Centro Studi Machiavelli, e credo che in questo senso l'aggiunta nel nostro consiglio scientifico di una personalità di assoluto valore, come abbiamo anche visto e potuto appurare in questo suo interessantissimo intervento di oggi, quale il professor Tommasetti, sarà molto, molto preziosa nel riuscire a adempiere al meglio delle nostre possibilità a questo ruolo. Con ciò vi ringrazio ancora per la vostra presenza, la vostra partecipazione, e vi do l'appuntamento appunto ai prossimi eventi e alle prossime pubblicazioni di Machiavelli. Grazie e buona serata.